L'HMS Bounty lascia il porto di Spithead, in Inghilterra, nel dicembre del 1787. Una nave maestosa che scivola silenziosa su un mare calmo, sotto cieli nuvolosi. Prima di proseguire, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. A bordo, i marinai sono intenti nei preparativi per un viaggio che li porterà lontano, verso Tahiti. La missione? Raccogliere alberi del pane, preziosi per il loro frutto nutriente. Le foreste di Tahiti emergono nel nostro sguardo. Foglie verdi vibranti e frutti abbondanti. Un angolo di paradiso che aspetta la Bounty. Il tenente William Bligh, con la sua presenza imponente, osserva il mare, il viso segnato dalla determinazione mentre comanda la nave. Le difficoltà non tardano ad arrivare. Capo Horn si presenta minaccioso, un mare tempestoso che sferza la Bounty con violenza. Onde altissime e nubi scure mettono alla prova la resistenza dei marinai. Costretti a cambiare rotta, la nave passa dal capo di Buona Speranza, sotto cieli più clementi. Finalmente, l'isola di Tahiti, un paradiso lussureggiante, accolto con sorrisi dai nativi tahitiani. I marinai si immergono nella bellezza dell'isola, trovando non solo paesaggi mozzafiato, ma anche una connessione umana, intensa e autentica, con la gente del posto. Le giornate trascorrono tra scambi culturali e nuovi legami. Si vedono marinai che abbracciano donne tahitiane, trovando un calore e una libertà inaspettata. Un amore che nasce sotto le palme e che rende il ritorno in mare sempre più difficile da accettare. Ma l'ordine arriva. È tempo di lasciare Tahiti. Sul ponte i volti sono tesi, gli addii malinconici. Il tenente Bligh, severo, impone la disciplina. La Bounty lascia il paradiso per intraprendere il viaggio di ritorno. Il malcontento cova tra i marinai e la tensione si trasforma in ribellione. Christian Fletcher guida un gruppo di rivoltosi. È ammutinamento. Bligh viene costretto su una piccola scialuppa, insieme ad alcuni uomini rimasti fedeli. Con scarse provviste e il vasto oceano di fronte a loro, l'unica certezza è la lotta per la sopravvivenza. I giorni diventano settimane e la resistenza di Bligh e di suoi uomini è messa alla prova dalle onde impietose e dalla fame. Dopo 47 giorni di lotta, finalmente toccano terra a Timor, stanchi ma sollevati. Intanto, la Bounty torna a Tahiti. Fletcher e i suoi compagni si preparano a sfuggire alla Marina Britannica. Salpano verso l'isola di Pitcairn, remota e isolata. Decidono di bruciare la Bounty. Le fiamme illuminano il cielo notturno, sigillando la loro decisione di scomparire dal mondo. A Pitcairn, la nuova comunità inizia a costruire un nuovo futuro. Ma la convivenza non è facile. Tensioni e conflitti con i tahitiani presenti esplodono in violenza. Tra ribellioni e vendette, l'isola conosce il caos. Solo John Adams, uno degli ultimi ammutinati sopravvissuti, cerca di mantenere un senso di ordine e responsabilità. Circondato da donne e bambini, cerca di costruire una comunità dove un tempo c'era stata solo ribellione. Nel 1808, una nave americana scopre Pitcairn. Adams racconta la storia dell'ammutinamento e della loro lotta per sopravvivere. La comunità è ora un simbolo di resilienza. Gli anni passano. Nel 1825, John Adams riceve la grazia reale, un segno di perdono per tutto ciò che è accaduto. Pitcairn e Norfolk diventano luoghi dove la storia degli ammutinati continua a vivere, tramandata da generazioni di discendenti. Nel 1856 gli abitanti di Pitcairn sono trasferiti all'isola di Norfolk, ma non tutti. Alcuni decidono di ritornare a Pitcairn, determinati a ricostruire la loro vita su quella terra isolata. Le isole portano ancora il segno di quel passato tumultuoso. Oggi, discendenti degli ammutinati vivono a Pitcairn e Norfolk, orgogliosi della loro storia e delle loro radici. La loro lingua è un mix di tahitiano, inglese e gergo marittimo, una testimonianza viva del passato. Celebrano la loro eredità ogni anno, tra danze, racconti e rievocazioni storiche. L'HMS Bounty riposa sul fondo dell'oceano ricoperto di coralli.
Un monumento sommerso che ricorda una storia di avventura, amore, ribellione e sopravvivenza. La comunità di Pitcairn, tra il verde lussureggiante e le onde impetuose, continua a vivere, a ricordare e a raccontare una delle storie più affascinanti della storia marittima. Che emozioni ti ha suscitato questo video? Scrivilo nei commenti ed iscriviti al canale. Attiva la campanella per non perderti nessun video.